Toscana, la 13ª regione per raccolta dei rifiuti, però poi questi rifiuti vanno anche gestiti e il mondo gestisce tutto questo, l'ambiente, forse anche in maniera migliore della nostra, così. Ma io non credo che siamo così antiquati a Regione Toscana, anzi mi sembra che dei temi siano innovativi e condivisi. Basta pensare al tema della raccolta differenziata, quella del riciclo, in cui mano a mano stiamo raggiungendo, non dico delle soglie di eccellenza rispetto alle direttive europee, ma certamente un incremento. Ci sono alcuni comuni che addirittura raggiungono sulla differenziata cifre del 90%. Noi iniziamo un percorso con un approccio laico condiviso da tutta la Commissione. Intanto ascoltiamo questi esperti e scienziati del progetto cosiddetto Rifiuti Zero, che io preferisco dire, che forse la traduzione più corretta, il progetto Sprechi Zero, perché credo che insomma, il buon senso ci dica che sia possibile e impossibile eliminare ogni e qualsiasi produzione dei rifiuti, ma il tema del ciclo dei rifiuti e quindi di una corretta gestione è un tema che vale prioritariamente per il gruppo che rappresento in commissione, il gruppo del PD. Quindi vogliamo oggi ascoltare quelli che sappiamo avere una sensibilità particolare. Il percorso della Commissione però prevederà un approfondimento anche con voci diverse, per poi mi auguro giungere ad una sintesi dopo questo approfondito percorso e anche per affinare il modello di gestione dei rifiuti da parte della Regione Toscana. La domanda è la stessa. Anche dei passi indietro in base a delle scelte non proprio condivise dal tutto il popolo toscano, sempre sulla gestione dei rifiuti? Ma noi abbiamo appunto un approccio laico, neutrale rispetto a questo. Dobbiamo anche essere pragmatici, quindi i rifiuti vanno assolutamente gestiti, c'è un sistema che soprattutto sulla chiusura del ciclo, secondo me alla fine vedrà due ipotesi diverse, perché se l'alternativa, vado proprio al tema cruciale, all'incenerimento dei rifiuti per la chiusura del ciclo, cioè per quanto proprio residua dalla raccolta differenziata spinta al massimo e quant'altro, se l'alternativa è vera è quella delle discariche, io credo davvero siano più ecosostenibili un meccanismo di residuale incenerimento dei rifiuti piuttosto che continuare rispetto a un percorso e un indirizzo che ormai ci è proibito dall'Unione Europea e da tutta la filiera, diciamo, istituzionale, ma credo anche scientifica. Quindi diciamo si ascoltano tutti, però noi andiamo avanti con le nostre scelte. No, assolutamente, anzi abbiamo proposto al Movimento 5 Stelle di rinviare in consiglio la discussione della mozione proprio perché vogliamo fare un approccio serio, lo ripeto ancora una volta, confrontarci e vedere se si può trovare una sintesi. Io credo che questi confronti servono anche a, come dire, smitizzare alcune questioni. Ho avuto esperienze da amministratore con inchieste pubbliche che prevedevano il confronto. Servono anche comitati dal mio punto di vista, non solo a noi amministratori, perché a volte ci sono, diciamo così, delle dicerie, delle voci consolidate che di fronte al confronto con la scienza e con i tecnici svelano, diciamo, la loro fragilità. Quindi credo servirà a tutti, non è un approccio ideologico, quindi non abbiamo già le risposte, le vogliamo costruire insieme.